ma mica abita lì. Lì ci porta le troie, diciamo, ci porta le avventure quelle, è uno scannatoio quello, dove ci porta le vacche da scannare. Non è quello, no? Poi ti dice che, salutiamo anche Andrea Giovani, ti porti in un monolocale dove c'è solo un letto col tetto, con lo specchio sopra, il bagno e basta. E ti dice, sì, io abito qua. Quello è evidentemente, no? Quello è evidentemente... È evidentemente una garçonniere, ma non è che se la può permettere, beffare una carampana. La garçonniere l'avrà affittata insieme ad altri 10 amici. Ma la garçonniere l'avrà affittata insieme ad altri 10 amici. L'avrà affittata insieme ad altri 10 amici la garçonniere, no? Ne tengono una in 5 amici, ci mettono, che ne so, 50 euro al mese a testa, 100 euro al mese a testa, e ci vanno a trombare. Le garçonniere non è che se l'affitta da solo, tanto se l'affitta insieme a degli altri amici, al giro, diciamo, come dire, l'unica cosa che ci avrà di suo saranno le lenzuola, forse. Quindi questo è il concetto di fondo, no? Solo che voi siete stupide, affitto a 3 amici e cambio una zona una volta al mese. E questo è un punto fondamentale, no? Ma comunque il concetto di fondo è questo: devi imparare a concentrarti al muro grande delle casalinghe nude, bravo Vin Dreams, devi imparare a concentrarti su te stessa, devi imparare a trascorrere del tempo con persone che ti vogliono bene. E questo è il punto fondamentale. Però voi invece siete bisognose, no? E quello che vi frega è il fatto che siete bisognose. Ci sono delle cose da fare. Nel punto, diciamo, il punto di dimostrare che non sei, diciamo, influenzata dalla sua mancanza di interesse è un punto fondamentale, no? Questo lo dico sempre, ma se tu gli dai l'impressione di essere disperata perché continui a cercarlo, gli dai l'intenzione, l'idea di essere disperata perché continui a mandargli dei messaggi, gli fai capire che sei disperata perché, diciamo, fai questo e fai quello, e lui non sarà propenso a impegnarsi con te in una relazione seria. È evidente, no? Quindi è anche colpa tua, cioè tu devi tenere presente che spesso è anche colpa tua il fatto che lui non ti dà delle cose, non ti dà nulla fondamentalmente. Diciamo che questo è un punto fondamentale, no? Se tu non lo cerchi e aspetti che ti cerchi lui, hai la possibilità di mettere dei vincoli. E tenete presente che chi mette il vincolo vincula e chi subisce il vincolo viene vinculato. Quindi la, diciamo così, gestione dei vincoli è una delle cose fondamentali. Cioè, ad esempio, se questa persona non ti scrive per magari 2, 3, 4 giorni, tu devi smettere di scrivergli. Devi smettere di cercarlo, devi smettere di fare qualunque cosa. Se ti invita ad uscire, non dire subito di sì. E come dice Patrizia Perotti, certo, non cercarlo a meno che non sia una storia consolidata, a meno che non ci sia una situazione. Ma oltre a non cercarlo, non devi neanche essere disponibile quando ti cerca lui, perché se lui capisce che ogni volta che ti cerca e ti dice stasera vengo a sbaffare qualcosa a casa tua, e viene a casa tua, sbaffa, magna, e tu magari gli prepari pure il pesce, gli prepari questo, gli prepari quello, e allora sei una cretina fondamentalmente, no? Se ti chiede di fare certe cose, tu non devi essere disponibile, non devi neanche dargli delle spiegazioni, devi dirgli semplicemente che non puoi. Devi dirgli semplicemente che non puoi, e basta. È importante, diciamo, poi avere una vita propria al di fuori, diciamo, della relazione, no? Quindi avere una vita propria è molto importante, cioè una vita propria interessante, no?